Beh, una cosa che apprezzo molto, anzi posso dire apprezziamo molto come famiglia, perché è importante che la poesia, che l'arte di Luigi sia trasmessa ai giovani, perché Luigi ha scritto e cantato argomenti che sono di un'attualità estrema e sembrano scritti oggi per domani e non ieri. Per noi un po' il coronamento di quello che è stato un progetto fatto proprio nelle classi, con i ragazzi, nelle scuole genovesi, che è il progetto dei cantautori nelle scuole. Abbiamo portato i testi dei cantautori genovesi, tra cui quelli di Luigi Tenco, e capire l'entusiasmo dei ragazzi, l'attualità ancora delle sue parole è stato fondamentale per darci lo sprint per fare questa serata a teatro. Era giusto ricordarlo a 50 anni dalla sua scomparsa e ricordarlo enfatizzando da un lato la musica, perché Andrea Bacchetti suonerà le canzoni di Tenco, e dall'altro con le parole, con Joelle Dix che le reciterà, per cui ognuno credo che questa sera avrà la possibilità di farsi emozionare o dalla musica o più dalle parole, sarà ovviamente molto soggettivo, ma sicuramente di ricordarlo in questo modo e di rispondere alla domanda di fondo se le parole sono poesia, se sono letteratura, e il fatto che ci siano molti giovani, molte scuole e che gli insegnanti abbiano messo le lezioni anche su di lui nell'orario scolastico curricolare è già una risposta. Certo che sono letteratura e sono messaggio assolutamente ancora attuale. Io credo anche che ricordare Tenco, come ricordare gli altri nostri cantautori, così come con un progetto importante che Ilaria sta facendo nelle scuole, portarli, insegnarli, sia importante per costruire quella consapevolezza di chi si è, anche per dare valore a una regione che è una regione che ha tante bellezze, ha tante eccellenze, ha tante capacità, e troppo spesso si scorda di averlo, quindi ricordarle. E sulla scorta e sull'emozione che una serata come questa può provocare, decidono di restare qui per provare a trovare la loro strada. Quindi non saprei come concludere diversamente, forse con le parole di Tenco stesso, cioè ciao Luigi, ciao, che era l'ultima canzone che ha scritto e poi non andò nella finale di Sanremo. Che ma è rimasta. È rimasta comunque segno che talvolta si può non vincere Sanremo ma rimanere nella storia. Questa non è certo la vita che ho sognato un giorno per noi. Vedrai, vedrai, vedrai che cambierà. Forse non sarà domani, ma un bel giorno cambierà. Vedrai, vedrai, non sono finito, sai. Non so dirti come e quando, ma vedrai che cambierà. Rappresenta il punto di rottura, non è lui la rottura, ma rappresenta quell'istanza di gente che si era stufata di ascoltare Nilla Pizzi, che cominciava ad ascoltare un po' di cose che venivano dall'estero, che voleva raccontare il sentimento come, dove nasceva, in toni anche talvolta paradossali, come mi sono innamorato di te perché non avevo nient'altro da fare, ma con la volontà di spiegare che cosa stava succedendo e non di essere, come dire, semplicemente melodrammatici. Allora, dietro le nostre spalle c'è un'immagine di Tenco che ci fa capire anche quanto fosse bello, e non è un dato secondario. Tenco è un ragazzo così bello che avrebbe potuto essere un attore neorealista. Aveva questo volto talvolta torvo, era molto intenso. Era molto intenso, infatti recitò
recito adesso questa è una cosa che magari c'entra fino a un certo punto dal punto di vista artistico, ma è importante per far capire dove era e che cosa stava succedendo. Lui recitò nel film di Luciano Salce, che si intitola La Cuccagna, del 62, e recitò se stesso, cioè la parte di un cantautore, insomma, con tanti mal di pancia, molto travagliato, e per dire che non era proprio un'operina qualsiasi, un filmetto qualsiasi, la colonna sonora era di Morricone. Bravo.